Bentornati ragazzi con la Anzo, con la Ibigio Story Arc. Siamo alla Ibigio Story Arc adesso, non devo più lasciarmi ingannare. Allora, Ibigio accetta tutti e incoraggia solo i veri, e incoraggia quelli veri veramente talentati, non importa quanto forti siano. Ok, adesso si fa un salto di un altro anno. Adesso i Kage e Haruka sono al secondo anno, mentre arriva la studentessa del secondo. Ecco, un anno fa arriva una nuova studentessa, che è in tempo attuale ma del secondo anno. Sei una nuova elite? Ma perché sta strappando tutti i fiori dal letto di fiori, dalla aiuola? Ehi tu, che stai facendo? Ferma! Non si entra da questo punto! Non si entra, che stai facendo al letto di fiori, alla aiuola? Non è ovvio? Sto facendo un orto per verdure. Un orto? Sto tirando via tutti questi bellissimi e incanticabili di fiori e piantare al loro posto qualche verdura. Così potremo mangiarle per pranzo. No, oh, sembra un po' eccessivo però. Il mio stomaco ne ha bisogno. Ne ho bisogno per riempirlo. Suppongo che sei... sì, abbastanza sfacciata. Sai cosa dicono? Non vai al festival per i fiori, ma ci vai per i dango. O per i germogli di soia. Non ho mai sentito menzionare i germogli di soia in questo contesto prima d'ora. I dango però sì. Oh, non è... secondo me hai proprio sbagliato. I germogli di soia sono i migliori, i germogli di soia sono la cosa più buona del mondo. Va bene, se lo dici tu, ma ancora non ho capito. Oh, che maleducata da parte mia. Il mio nome è Yomi, sono una studentessa del primo anno nella classe elite. Ikage, secondo anno, felice di conoscerti. Lo stesso. E adesso, perché non ci sediamo e parliamo della bellezza dei germogli di soia? Non sono proprio nei germogli di soia, io. Ah, ma lo sai che i germogli di soia possono essere bolliti, arrostiti e con la salsa? Hai tre opzioni! No, no. Tu proprio non ascolti le persone, vero? Ah, ecco che abbiamo un'altra strampa in questa classe. Cosa stai facendo? No? Oh, Yomi, non puoi vederlo? Sto prendendo il sole. Ma sei nell'ombra! Perché non ti abbronzi al sole? Preferisco l'ombra. Mi si addice di più. Oh, beh, la nostra... l'animale della nostra scuola è il serpente. Suppongo che quindi poi ti comporti come esso. E allora che sta succedendo? Hai bisogno di mettere qualcosa? Vorresti fare... un match per chi decide... il pranzo? Un match? Va bene per me, ma perché per il pranzo? Sì! Perché dovremmo scommettere sul pranzo? Andiamo, dimmelo. Beh... seriamente, Yomi, perché? Oh, va bene! È difficile per me se non mi dici niente. Non capisco tutte le cose... sottintese, nessuna emozione, ricordi? Beh, allora parlerò in modo più chiaro. Non ho pranzato negli ultimi tre giorni. E non ho più monete per questo mese. Cosa è successo all'orto? I corvi si sono mangiati tutte le piante. Oh, ok, allora. Combattiamo. Il vincitore prende il pranzo. No, perché io quando... io credevo che quando giocavo a basket ero questa missione la facesse con Yomi, invece ancora con i Kage. Ragazzi, mi dispiace, ma per fare Yomi... no, mi dispiace, per me mi dispiace... guardate, bisogna aspettare un sacco per impersonare Yomi. Mamma mia, allora, Yomi, punto debole di Yomi, la velocità. Essendo un remake del primo, è stato ripristinato le sue statistiche originali, ovvero... in Burst Yomi era molto ma molto lenta, correva veramente in modo lentissimo, per forza con quello spadone. Quindi sì, anche qua Yomi corre in modo lento e è facilissimo colpirla alle spalle, ecco, ed evitare tutti i suoi attacchi. Però se mi prende attenzione perché è in grado davvero di... fare davvero molto danno. Ah, ma l'ho avvelenata! Sì, infatti sta perdendo gradualmente PS. Anche noi, dai. Anche tu, Ikage, su Shinobi Transformation. E facciamo la finita, grande, avete visto che grande mossa?
Usando lo scatto sono passato sotto le sue bombe e le ho evitate. Dai, arte ninja segreta, su. Andiamo, no! Cazzo, è andato solo all'altra, però l'ho avvelenata, vai, grande. Sono davvero pochi personaggi in grado di infliggere i buff negativi agli avversari, eh. Ikari può fare avvelenamento, Yagyu può congelare e... non me lo ricordo, però... ce ne sono davvero pochi. Chi può paralizzare con questo gioco? Non me lo ricordo. Però qualcuno sì. Cioè, sono davvero pochi. Qui ancora meno che rispetto agli altri giochi del PS4. E poi Yumi si... sì, in Nessima Versus, Sessina Versus, Yumi può congelare, ma vabbè, Yumi è la Mary super eccellenza, può fare tutto, quindi vabbè, anche la perfetta life art. A me Yumi piace, ma Yumi per me è troppo Mary su, cioè è troppo perfetta in tutto quello che fa, i personaggi troppo perfetti in tutto quello che fanno, che non sbagliano mai, che non hanno mai la pecca, non sono fatti per me, preferisco più quelli con Yoni che hanno il lato comico come quello dei Bean Sprouts o Murasaki che è affetta da mille disturbi di personalità multipla e aspettate quanto, l'orsacchiotto, poi la personalità su internet, quella vera e quella incazzata, quindi ha quattro personalità diverse Murasaki. Ho perso, ah, ho così fame che non avevo più la forza. Ok, andiamo a prendere il pranzo. Fammi sapere che cosa vuoi. Eh? Il vincitore prende il pranzo, ricordi? Ikage? Sei davvero una brava persona! Perché stai piangendo? Io non ho capito. Le emozioni veramente per me non hanno alcun senso. Venite, dite che non capisce, dice di non capire le emozioni, però ha appena fatto un gesto d'amicizia verso un'amica appena conosciuta. Sempre al solito, rango B, sì. Andiamo. E Network to Ninja Room a questo punto. Oh, 7 minuti? Cazzo! Siamo veramente a poco tempo. Andiamo, mission! Adesso dovrebbe arrivare Omura, eh. Vediamo un po'. Sì, ecco! Red in tooth and claw, rosso in artigli e denti, cioè artigli e denti rossi, forse, non lo so. Andiamo, siamo sempre a un anno fa, ecco, quello stesso anno. Ecco che arriva Omura, la nostra protagonista. E io pensavo che le compagne di classe più grandi dell'Aidigio dovessero essere forti. Se volete sfidarmi dovete fare molto più di così. Oh, mio Dio, una nuova ragazza che ha sconfitto tutte le sue compagne di classe più grandi. Devi essere davvero forte come dicono, Omura. Vuoi combattermi anche tu? Va bene, accetto la sfida. Forse sarà un po' più divertente. Ma che entusiasmo! Devi tener conto che tutte le studentesse dell'Aibigio sono alleate. E non si combatte tra di noi nella scuola. Non si combatte nella scuola, eh? Che branco di codardi. Oh, cara, non prendermi nel modo sbagliato. Allora, nessuna lite personale nelle scuole. Chiamalo allenamento indipendente. Comunque, sarai bella come loro. E anche se dovessi morire, non c'è problema. Gli incidenti capitano dopo tutto. Interessante. Va bene, allora prendici di un po' di allenamento indipendente. Tu e io. Oh no, io devo rifiutare. Cosa? Io faccio tutto il mio allenamento indipendente con i burattini. E adesso, se tu sarai una dei miei burattini, allora potrebbe essere una storia diversa. Burattini? Non farmi incazzare. Ok, niente allenamento indipendente oggi. Ah, per favore, non prenderla così male. Dovremmo provare a essere amiche. Quindi questa deve essere Haruka dalla classe Elite. Che puttana. Haruka, Bene, con lei in giro questo posto sarà... Questo posto diventerà interessante davvero in fretta. Chiama puttana subito dalle cose. Qualcuno mi sta guardando. Chi c'è lì? Non c'è bisogno di fare quella faccia spaventata, Omura. Sono soltanto io.
Haruka, le compagne di squadra più grandi mi hanno detto che stavano cercando qualcuno che le aveva causato dei guai tra di loro. Io non ho sfidato nessuno, continuano ad attaccarmi. È perché tu sei una della classe elite e, come ti ho detto, abbassa la guardia. E diciamo che se abbasserai la guardia, una studentessa normale potrebbe prendere il tuo posto. Tutte quante vogliono questo. E tu sei una che è solo al primo anno e sei facile, sei proprio un bersaglio facile per questo. Cioè, è la parte dei no personal, la parte dei nessuna lite. Non è veramente niente, tutte quante hanno il diritto a diventare più forte. Volere essere nella elite è parte di ciò. Sei davvero strana, lo sai? E arrivano le studentesse normali della Ibigio. Dai, fa parlare del diavolo, ecco alcune ambiziose compagne di classe più grandi adesso. Ah, e va bene, suppongo che dovrò combattere fuoco col fuoco. Cazzo, siamo a 11 minuti, eh? Direi che si farà nella parte successiva a questo punto. Defeat the senior students. Sì, si fa nella parte successiva perché non ce la faccio fare. Va bene, ragazzi! Per questo episodio è tutto, cominceremo la prima missione con un mura vera e propria nell'episodio successivo. Ciao!